Rurale Valsugana e Tesino, con voi, Inclini al futuro. Signore e signori, buonasera. Grazie della vostra presenza. Metaforica, nel senso che tanti sono già in attesa online per accedere alla nostra trasmissione, la terza ed ultima eh, serata di questo palinsesto d'autunno che ci ha gratificato fino adesso per il successo che abbiamo avuto: nel senso del riscontro da parte vostra, nell'accettazione degli argomenti proposti e nel gradimento generale di come abbiamo organizzato le serate. Questa sera, a differenza di giovedì scorso, trasmettiamo sempre da Senza Barriere Onlus, che ringraziamo per la disponibilità e per la maestria tecnologica e di regia che ci assiste e non solo. Eh, tornato in presenza anche un po' di pubblico in sala, che ringrazio per la eh, disponibilità e per farci vivere in maniera un po' più viva, scusate il gioco di parole, la serata di quest'oggi. Eh, la novità che abbiamo presentato la volta scorsa c'è anche questa sera. I, mh, gli studenti del De Gasperi, Cassa Rurale T Valsugana e Tesino, vuole continuare la, la collaborazione con l'istituto di Borgo Valsugana. Possono accedere e avere dei crediti formativi per la serata in corso. Ragazzi, grazie della vostra presenza. Ricordatevi di accedere tramite la firma del registro digitale e buona visione anche a voi. Non vi voglio tediare con altre tante parole. Eh, giovedì scorso abbiamo parlato in maniera molto intrigante di welfare e c'era un perché implicito nella questione che abbiamo affrontato, ovvero quello del perché pensare alla salute. Questa sera il perché l'abbiamo esplicitato nel titolo e è, molto, è molto bello di per sé, perché, perché scegliamo quello che scegliamo. Vicino a me ho l'onore di presentarvi il relatore della serata e questa sera siamo in dialogo presente in studio a vostro favore, a favore del pubblico che è in presentazione. Fisica. Il professor associato Matteo Ploner, buonasera, buonasera e benvenuto. È professor associato del Dipartimento di Economia Management della Libera Università degli Studi di Trento, è un esperto di economia eh, sperimentale, di economia del comportamento e di finanza comportamentale. Questa sera ci guiderà con maestria, ne siamo sicuri, nel, in, questi, in questi meandri che a volte sono eh, tanto interessanti quanto di non facile comprensione inizio, ma il gioco sta proprio lì e il professore sicuramente ci aiuterà a capirlo. Senza sciorinarvi ve lo consiglio perché è pinguo il curriculum che potete trovare online Vi, mi piaceva iniziare anche questa sera riprendendo una frase che lui ha messo sull'home page della presentazione della all'interno della pagina dedicata dell'Ateneo. Dice che la ricerca scientifica è la voglia di continuare a porsi delle domande e in questo senso tutti noi siamo ricercatori Professore, questo mi sembra un buon modo per iniziare, perché in questi tempi molto strani, in cui purtroppo magari si fa poco ricorso alla scienza, ma più a teorie fantascientifiche, un po' di sana guida come quella che questa sera lei ci porrà di fronte, è probabilmente utile e necessaria. Grazie, benvenuto. Grazie mille, grazie per, grazie per l'invito, grazie per l'opportunità e per la. Gentile ospitalità che mi avete offerto, per me è un piacere essere qui. Ringrazio ovviamente la Cassa Rurale Valsugana e Tesino per aver organizzato questo incontro. Ringrazio anche per l'apertura di credito, vediamo se meritata, questo lo valuteremo poi a posteriori. Eh, L'idea di questa serata è appunto introdurvi a, queste, a una tematica che eh, fa parte delle eh, mie attività di ricerca e anche di insegnamento. Tra l'altro, qui tra il pubblico. Alcuni miei ex studenti, la qualcosa mi rende molto felice. Eh, quindi sono tematiche che affronto nella vita quotidiana. Eh, di questo prova che c'è pubblico vero in sala. Non so se volete fare un applauso di prova per vedere. Oh, grazie. Questa è sempre una prova pragmatica che facciamo per, per rendere dotto il nostro pubblico. Quindi eh, quello che vi presenterò è sostenuto da un'attività un di ricerca scientifica molto solida, io ovviamente adotterò un registro molto introduttivo e spero appunto di non annoiarvi troppo. Il titolo della serata appunto è esemplificativo di quello che vogliamo vedere assieme, il perché delle scelte che facciamo. Il sottinteso di questo titolo è che in molte circostanze in quanto esseri umani Possiamo fare degli errori nelle scelte. Questa è una cosa che caratterizza di nuovo, non parliamo di errori in, con un'accezione moralistica. Gli errori sono parte delle nostre scelte. Questo è quello che ci caratterizza la differenza tra noi e non so, esseri come l'intelligenza artificiale o i robot. Come esseri umani siamo in un qualche modo programmati per fare degli errori. La cosa importante è almeno dal mio punto di vista, nelle situazioni di decisione economica, essere consapevoli di questi limiti che abbiamo, perché la consapevolezza ci può aiutare a evitare poi le conseguenze negative degli errori. Eh, L'attenzione la, che porrò sarà su scelte di tipo economico e finanziario, però quello di cui vi parlerò riguarda tutte le scelte che effettuiamo, anche le scelte che riguardano la nostra vita, diciamo, al di là delle scelte economiche. Eh, perché secondo me questa tematica è molto importante e tra l'altro mi fa estremamente piacere che eh, siano collegati da casa gli studenti dell'Istituto De Gasperi perché eh, il mese appena trascorso, il mese di ottobre, è il mese che viene dedicato all'educazione all finanziaria. In Italia da qualche anno abbiamo un comitato che promuove eh, questa tematica. Eh, e c'è una grande attenzione all'educazione finanziaria anche sulle fasce più giovani della popolazione. Quindi avere delle competenze di tipo finanziario, avere un'educazione su tematiche della finanza, sta diventando un tema molto importante. Eh, qualche settimana fa eh, abbiamo proprio organizzato un incontro con alcuni diciamo, colleghi dei, degli studenti da casa presso un istituto di Trento in cui abbiamo presentato queste tematiche e il riscontro è stato molto positivo. Quindi secondo me anche da parte del pubblico più giovane c'è voglia di imparare. E quello che appunto il nostro piccolo contributo di questa sera è questa idea, dare un'idea di quelle che sono le competenze necessarie per affrontare delle decisioni che ormai tutti noi abbiamo di fronte, decisioni di tipo economico, pensate alle scelte previdenziali. La generazione dei nostri genitori era abituata a scelte previdenziali fatte principalmente dallo Stato, diciamo. Ormai le generazioni attuali eh, devono invece eh, cominciare a pensare in chiave autonoma alle decisioni previdenziali e questa è una scelta economica molto importante. Riprendendo una definizione del, dell'Ocse, che appunto eh, si occupa, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che si occupa di questa tematica, ci dice che L'educazione finanziaria che nella letteratura anglosassone, anglosassone viene chiamata financial literacy è una combinazione di consapevolezza, conoscenza, abilità, atteggiamento e comportamento necessari per prendere decisioni finanziarie valide e in definitiva raggiungere il benessere finanziario individuale. Mi piaceva partire con questa definizione perché secondo me contiene gli elementi che poi faranno da guida alla serata, perché abbiamo il concetto di conoscenza, ma abbiamo anche il concetto di comportamento. E qui ho provato a organizzare, diciamo, quello che è lo spirito della serata di oggi in questo piccolo grafico in cui abbiamo da un lato abbiamo due elementi eh, cruciali per analizzare le nostre scelte economiche. Da un lato abbiamo l'ambiente, l'ambiente in cui noi operiamo. L'ambiente economico eh, tipicamente richiede delle conoscenze su questo ambiente per poter interagire. Chi va in montagna deve conoscere l'ambiente della montagna per interagire in maniera corretta. In maniera analoga, chi opera scelte di tipo economico deve conoscere l'ambiente economico e finanziario. E come ho detto, non sto parlando qui di trader, di speculatori, parlo di ogni cittadino. Ormai ogni cittadino comunque deve confrontarsi con scelte di tipo economico e finanziario. E dal punto di vista della conoscenza dell'ambiente, ci sono alcuni concetti base che tutti noi dovremmo in, in un qualche modo uh, padroneggiare. Qui ne ho isolati alcuni, ma ovviamente ce ne sono anche altri. L'idea di interesse composto, l'idea di diversificazione di portafoglio, l'idea di attualizzazione, l'idea di strumento finanziario. Questi sono concetti base che. Uh, sui quali secondo me c'è anche un, un malinteso perché molte persone ritengono questi concetti troppo difficili invece è, uh, si è dimostrato che una comprensione base di questi strumenti è possibile per tutti a prescindere dalle dalla formazione di base però l'altro aspetto cruciale ed è anche l'aspetto a cui io in qualche modo sono più attento perché la mia attività di ricercatore riguarda questo è la conoscenza di se stessi quindi, da un lato l'ambiente, dall'altro lato se stessi. E tipicamente, l'educazione finanziaria si è focalizzata molto sulla conoscenza dell'ambiente, sull'idea di portare competenze conoscenze alle persone. Un aspetto che però sta emergendo negli ultimi anni è questa idea di capire anche quelli che sono i nostri limiti, quelli che sono gli aspetti legati proprio al nostro comportamento. E qui, ad esempio, ho isolato tre elementi, come la nostra propensione al rischio, Ovviamente quando noi compiliamo un questionario MIFID la propensione al rischio è un elemento che viene eh, preso in considerazione. Però eh, diciamo, bisogna andare un po' oltre questo e capire anche quelli che sono i cosiddetti limiti cognitivi. Questa è la parola chiave che in un qualche modo guida l'idea di comportamento in ambito economico. Limiti cognitivi appunto, eh, spiegheremo durante la serata cosa si intende ma l'idea è molto semplice. L'ho già detta in partenza, come esseri umani non siamo perfetti e in determinate situazioni siamo propensi a fare degli errori in maniera sistematica. Insieme cercheremo di capire perché questo succede e anche in parte come provare a eh, prevenire questo tipo di errori mediante una consapevolezza delle scelte. Perché secondo me la sensazione, la, la sensibilità su queste tematiche adesso si è spostata su questa idea. Le scelte. Economica e finanziaria devono essere scelte consapevoli, quindi le persone che le fanno devono riuscire a coniugare questi due elementi, una conoscenza delle proprie preferenze e dei propri limiti con una conoscenza dell'ambiente. Che poi scusi professore se la interrompo, ma. Sono scelte consapevoli che poi possono essere mutuate anche in ambito non prettamente economico. No? Il, il limite cognitivo o la pazienza no, è un approccio diverso. Ad esempio, io sono appassionato di montagna. Nell'ambiente di montagna possiamo anche replicare questo schema. Dobbiamo conoscere l'ambiente, ma dobbiamo conoscere anche i nostri limiti. Una, un errore che possiamo fare in montagna potrebbe essere avere troppa fiducia nei nostri mezzi, sottostimare un dislivello eh, in ambiente invernale, non capire una situazione di valanga, quindi sono situazioni che decisamente si poi estendono a ogni eh, decisione. Come ho detto oggi io otterrò una prospettiva economica, certo. però eh, si Siamo tratta di prendere quello. decisioni, quindi mh, correttamente, questo è uno schema che si applica a tutto e ho voluto mutuare questa analogia da un economista ben più illustre di me, Herbert Simon, che è stato anche premio Nobel per l'economia, e lui dice che una forbice per tagliare deve avere entrambe le lame affilate. Non basta affilare una delle lame. Se affiliamo solo una delle lame, la forbice non taglia. Quindi, non basta sapere molto dei mercati finanziari, dobbiamo capire anche di noi stessi e quindi questa analogia delle forbici che per tagliare devono avere entrambe le lame affilate mi sembrava calzante per appunto dare un'idea di quello che andremo a fare e il mio, la mia attenzione sarà soprattutto sull'aspetto legato alla conoscenza di se stessi e dei propri limiti cognitivi partiamo dai mercati finanziari eh, magari anche tra i più giovani eh, questa idea dei mercati finanziari può risultare una cosa abbastanza astrusa, una cosa che si sente sicuramente alla televisione, ma l'indice tal dei tali oggi è andato su di 0,1, è andato giù, sono cose che appunto mh, possono risultare abbastanza lontane. Eh, tuttavia i mercati finanziari in realtà riguardano, vanno all'essenza di quello che è l'idea di interazione economica. Perché un mercato finanziario è semplicemente un luogo di scambio dove la cosiddetta domanda di un titolo finanziario incontra l'offerta dei titoli finanziari. Quindi i mercati finanziari sono come ogni altro mercato, un luogo di incontro di domanda e offerta. Potete pensare anche ai mercati fisici. Quando andiamo al mercato a Trento il giovedì, non so nella vostra zona in che giorno è, in, nel mercato diciamo, settimanale la domanda e l'offerta si incontrano. Il mercato finanziario è, ehm, diciamo, lavora sui stessi canali, ovviamente con strumentazioni molto diverse, perché ormai, lo sappiamo benissimo, eh, i mercati finanziari sono dominati dagli algoritmi, dalle transazioni ad altissima velocità, però il concetto di base è sempre quello, è un luogo dove far incontrare domanda ed offerta. E quindi ho voluto mettere qui un piccolo esempio, ovviamente tutti i miei esempi sono estremamente semplificativi, la realtà è sempre più complessa, ma mm, un buon esempio deve essere semplificativo. Pensate a un soggetto, ho chiamato così in maniera molto anonima, eh, che pensi che il valore di un titolo XYZ sia 10. Ho messo una faccia che sorride perché per me questo è il soggetto diciamo, che ha una visione ottimista di questo titolo. Questo implica che quel soggetto sarà disposto a comprare il titolo ad un valore massimo di 10. Qualsiasi prezzo troverà sul mercato fino a 10, questo soggetto sarà disposto a comprare quel titolo finanziario. Dall'altro lato, pensate a un altro soggetto, il soggetto B. Questa è la faccina invece triste, perché questo è il mio soggetto pessimista, fra virgolette. Lui pensa che il valore di quel titolo sia 8. E questa è la chiave del mercato. Senza aspettative diverse sul titolo, non avremmo mercato. Avremmo il cosiddetto paradosso degli scambi nulli. Se tutti avessimo le stesse aspettative su un titolo finanziario, non avremmo scambi perché nessuno troverebbe qualcuno. Con cui scambiare, perché gli scambi possono avvenire solo quando persone con aspettative diverse sul valore di quel titolo si incontrano. In particolare, nel mio esempio, per ogni prezzo che sta nell'intervallo 8-10 avremo che il soggetto A eh, sarà disposto a comprare il titolo e il soggetto B sarà disposto a venderlo a uno di quei prezzi. Eh, e questo ovviamente risulta in uno scambio mutualmente vantaggioso. Quindi, l'essenza del mercato è questa. Quindi quando, quando vi parlano di mercato finanziario, ovviamente sono mercati estremamente complessi nell'operatività, però il cuore di ogni mercato e di ogni mercato finanziario è questo, far incontrare persone con aspettative diverse su il val sul valore di un qualcosa. E queste diverse aspettative giustificano eh, l'esistenza degli scambi. La domanda che proveremo a porci qui è, Cosa che determina queste aspettative? Perché un soggetto A pensa che un titolo valga 10, un soggetto B pensa che il titolo valga 8? E soprattutto queste aspettative sono sempre di tipo razionale? Ovviamente questo suona un po' come una domanda retorica, perché dato la premessa che ho fatto, eh, il presupposto è che spesso sui mercati finanziari queste aspettative possano essere di tipo irrazionale. Ormai qualche anno fa si parlava di euforia irrazionale, era un termine che era molto in voga, era stato usato quando c'era stata questa bolla delle cosiddette dot com. E questa idea che appunto i mercati in certi momenti si facciano prendere da un'emotività, da un'euforia un che però non ha basi razionali. E quindi insieme cerchiamo anche di capire cosa vuol dire però irrazionale, perché non possiamo liquidare. Il concetto dietro questa etichetta dobbiamo capire cosa intendiamo con irrazionale. Eh, ho voluto prendere un esempio molto rischioso, è un mercato estremo, il mercato dei bitcoin. Eh, L'ho fatto per varie ragioni, da un lato perché comunque io lo ritengo un mercato molto affascinante, dall'altro anche perché so che tra il pubblico più giovane eh, c'è un grandissimo interesse per, questa, per questo argomento. E, però nella mia valutazione appunto il mercato dei bitcoin è un mercato che eh, facilmente si presta a comportamenti di tipo eh, speculativo, di tipo irrazionale e quindi ho voluto prendere questo mercato come esempio, eh, qui c'è una rappresentazione grafica dell'andamento del prezzo nel, negli ultimi anni, mi sembra che il grafico parta dal 2017 e arriva fino ai giorni nostri, questo è l'andamento del prezzo e Insomma, lo vedete anche voi, sembra uh, ricorda le montagne russe. Eh. La ricordo di aver portato, cioè la ringrazio, volevo dire, di aver portato questo esempio, perché è vero che l'argomento suscita interesse e appila anche e soprattutto verso il, il, il segmento dei giovani, ma è altrettanto vero, come ci ha appena dimostrato con un semplice grafico, che stiamo parlando di materia abbastanza scottante. Sembra parziale detto da un bancario, e da, no, ma in realtà eh, a prescindere dal nostro giudizio interno è no, una di, cosa a cui porre molta attenzione. Insomma. Sicuramente, di fatti a lato ho messo una descrizione dei bitcoin, è un prodotto relativamente nuovo, è stato lanciato nel 2009 da un soggetto anonimo. C'è un nome, ma è un nome di diciamo, copertura, probabilmente c'è un gruppo di matematici dietro. La tecnologia sottostante è molto valida, è una tecnologia... Probabilmente qualcuno di voi la, la conosce, la tecnologia blockchain, quindi è una, una vera innovazione tecnologica. Questo è un dato di fatto. Eh, attualmente, la criptovaluta maggiormente scambiata, da, dal bitcoin poi ne sono evolute tantissime, le cosiddette altcoin, ce ne sono alcune anche abbastanza buffe, come dogecoin e altre, però, diciamo, è nata una pletora di queste valute. Ma alcuni aspetti che eh, giustamente eh, il moderatore metterà in evidenza. È un mercato molto eh, pericoloso. Questo strumento non ha un valore legale tecnicamente, non, è, mh, non può essere eh, usato come strumento di pagamento con valore legale, è ancora poco utilizzato nelle transazioni economiche, quindi il suo effettivo utilizzo è ancora abbastanza mh, limitato e soprattutto è un mercato non regolato. Io ho voluto riportare una recente dichiarazione di Gary Gensler, che è il capo dell'autorità di vigilanza americana appena nominato, il quale in una dichiarazione appunto di pochi mesi fa ha detto che il mercato di, delle criptovalute è pieno di frodi, truffe e abusi. È stato molto esplicito. Quindi. Abbastanza diciamo. Eh, quindi mh, ho scelto Bitcoin proprio per questo, perché l'ho chiamato un mercato estremo. Eh, Ovviamente è possibile guadagnare nei bitcoin, no, non è vero che non si può guadagnare, però come mostra il grafico eh, la volatilità, l'andamento è così brusco e così estremo che è esattamente come stare sulle montagne russe. Dipende sempre quando saliamo, perché se saliamo quando la, la, il vagone della montagna russa è in cima, ci prendiamo tutta la discesa e rischiamo di rimanere senza respiro. Se saliamo dall'inizio possiamo salire, però il timing dell'operazione è molto difficile da valutare. E anche per me è molto sorprendente che le persone diciamo, che non hanno specifiche competenze o che hanno anche una propensione al rischio moderata siano attratte da uno strumento come questo, perché questo è uno strumento per persone estremamente propense al rischio. E quindi mi sono anche chiesto da dove deriva tutta questa attenzione. Tutta questa attenzione ha eh, diciamo, un fondamento di razionalità. Non possiamo dare una risposta eh, definitiva a questa domanda, ma ehm, quello che ho voluto fare, ho provato a fare un, una piccola analisi per l'occasione, eh, ho scaricato alcuni dati che riguardano la quantità di, eh, di bitcoin scambiati sul mercato e la linea che vedete sullo schermo in azzurro e l'ho associata al numero di ricerche fatte sul motore di ricerca Google con la parola bitcoin. Quindi la linea rossa per me è una misura di quanta risonanza ha questo strumento ehm, nell'ambiente internet, ma in generale nella società, perché ormai le ricerche Google, cosiddetti Google Trends, sono una misura di quanto diciamo, questa cosa è popolare in quella specifica giornata. E qui, sull qui eh, diciamo il grafico è organizzato per giorni, quindi in ogni giorno ho guardato quanti volumi venivano scambiati di, di bitcoin e quante ricerche venivano fatte. Più alta è la, la linea, più volumi sono scambiati, più ricerche vengono fatte in quella giornata. E quello che mi ha colpito è che appunto in giornate in cui i volumi scambiati sono molto alti, quindi sono giornate in cui il bitcoin è molto caldo, è molto, passa di mano in mano molto velocemente, sono giornate in cui abbiamo anche tantissime ricerche internet su questo, su questo oggetto, su questa valuta, criptovaluta. Quindi quello che mostra il grafico è semplicemente che questo è sicuramente una, una, un bene finanziario che genera un grande interesse nel pubblico, probabilmente in un pubblico anche non specialista. Qui ho fatto anche un piccolo eh, studio, ho voluto fare una, provare a vedere cosa succedeva in una giornata particolare, ho preso questo eh, tweet di eh, Elon Musk che ormai probabilmente tutti noi conosciamo. Il, fondatore di Tesla e di tante altre compagnie, anche un personaggio abbastanza estroverso e, e per alcuni tratti eh, bizzarro. Eh, il 13 maggio eh, Elon Musk ha fatto questo famoso tweet in cui diceva che eh, Tesla non avrebbe più accettato, prima aveva emesso numerosi tweet in cui diceva che Tesla avrebbe accettato il bitcoin come strumento di pagamento. Il 13 maggio ha fatto questo tweet in cui diceva che non ha, questa cosa veniva ritirata, non sarebbero più stati accettati per motivi di tipo ambientale, perché poi c'è un risvolto sul bitcoin anche di consumo energetico. Ma. E quello che ho fatto, allora, ho tirato una riga in verticale durante quella giornata e vedete nel giorno in cui Elon Musk fa questo annuncio su Twitter, il, i trend su Google impazziscono e anche i volumi di mercato hanno un'impennata notevole. Quindi questo ci dice anche come questo sia un mercato molto soggetto al, um, alle informazioni che vengono date. Eh, basta un tweet uh, di una persona sicuramente autorevole per determinare degli andamenti estremi di questo mercato. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che diciamo, un investitore comune, normale, è praticamente in balia di queste dinamiche di mercato che vengono controllate anche da pochi individui. E quindi la mia domanda è... Gli scambi sul mercato bitcoin possono essere classificati come scambi di tipo razionale? Eh, cosa può spiegare questi cambiamenti di valore eh, così ampi? Allora, di nuovo, non ho una risposta definitiva. Il mio sospetto è appunto che ci sia molta, eh, molti scambi, molto scambio di tipo irrazionale, quello che in eh, gergo tecnico viene chiamato noise trading, quindi trading di persone che si fanno influenzare dall'emotività. Ma prima di arrivare diciamo, a tirare un po' le fila, volevo arrivarci per, per gradi e adesso, dopo che ormai il tempo vola, è già quasi mezz'ora che, che quando parlo, quando ci si diverte il tempo vola. Questo non so quando si parla il tempo vola, certo. questo ve lo posso garantire. Eh, diciamo Adesso, dopo mezz'ora, mi siete assorbiti il mio discorso, mi piacerebbe interagire un po' con voi e provare a giocare assieme a questo gioco. Di nuovo, è un gioco. Uh, però vedrete che mi servirà per arrivare un po', un po' più vicino a quella domanda che ci siamo fatti se gli scambi su mercato come questo del Bitcoin sono tutti di tipo uh, razionale. La prendiamo un po' alla larga ma cerchiamo di arrivarci assieme cooperando. Ci sono due modi per uh, connettervi al, al mio gioco, è molto semplice, adesso vi do le istruzioni assieme, o uh, andate al link che è riportato, che dovrebbe essere anche riportato. Uh, in descrizione sul canale YouTube o eh, inquadrate questo QR code, QR code che trovate sul, sul monitor. Siamo felici, il professore non ha resistito all'indole dell'esercitazione, quindi ci prestiamo a volentieri. Sì, aspettiamo un attimo, vediamo sì, se da casa bello. qualcuno si connette. Vedo che qualcuno si sta collezionando a casa, bene, sì, li bene, vedo, bene. vedo i numeri salire. Siamo felici. Intanto le chiedo solo mentre aspettiamo: Volentieri? Rispetto ai bitcoin ci sono anche delle cose abbastanza paradossali e ridicole nell'accezione del termine. Non so se sia stata una bufala o meno, c'era quella storia di qualche anno fa di un fondatore di una, di una criptovaluta che poi è sparito nel nulla e si era portato con sé le password e quindi. Diciamo che molti sono rimasti bloccati, in sì, senso letterale, anche per questo aspetto. Dobbiamo quindi... distinguere probabilmente una cosa: ovviamente il trading sul mercato, che comunque è un mercato non regolamentato, quindi anche quello, secondo me, altamente influenzato da grossi scambi di grossi operatori. E l'altro invece sono le frodi vere e proprie, come quella che effettivamente è successa, in cui sfruttando questa grande attenzione per la tematica, qualche persona senza scrupoli diciamo, ha carpito la buona fede degli investitori e ha effettuato delle vere e proprie frodi. Il bitcoin di per sé non è una frode, questo certo, è importante no, dirlo, è un mercato non regolato, altamente rischioso, altamente speculativo, insieme a questo purtroppo poi ci sono anche le frodi. Certo. Come siamo messi? Professore? Sì, i numeri stanno salendo, magari mentre gli ultimi si connettono, sì. eh, ne approfitto per spiegarvi quello che faremo assieme. Bene. Il gioco è molto semplice, però dovete seguire le istruzioni per capire e c'è anche la possibilità di vincere, vincere in senso diciamo morale perché non abbiamo qui un premio da dare, ma diciamo potete provare a essere il vincitore del nostro gioco. Allora, il gioco è questo, avete un compito eh, molto semplice. Dovrete scegliere dalla schermata che vi comparirà quando partiremo, Dovrete scegliere un numero tra 0 e 100 un numero intero, non eh, prendiamo numeri decimali, solo numeri interi. Eh, valgono anche gli estremi, vale anche lo 0 e il 100 e potete scegliere tutti i numeri intermedi. Questo è quello che dovete fare. E ora ovviamente direte, ok, ma perché devo dire questo numero? C'è, diciamo, dietro un gioco. Come potete vincere il nostro gioco con, col numero? Allora, il, il vincitore o la vincitrice nel gioco sarà eh, la parte, il o la partecipante che... Sceglierà il numero più vicino ai due terzi della media dei numeri riportati da tutti i partecipanti. Uh, ora qui appunto uh, vedo che siamo vicini ai 50 partecipanti. Quindi diciamo, uh, io nel momento in cui darò il via al, um, al gioco, raccoglierò i numeri di tutti i partecipanti, calcolerò la media calcolerò i due terzi di questo valore e chi mi ha detto il numero più vicino a quel, ai due terzi della media sarà il vincitore del gioco. Quindi molto semplice, eh, però vedrete che dietro c'è una storia che in un qualche modo ci può aiutare a capire se quello che succede sul mercato dei bitcoin è, di tipo, è un comportamento razionale o meno. Ne siamo certi. Uh, in anche aula in chiedo alle persone presenti le istruzioni sono abbastanza chiare vedo che stanno partecipando anche loro quindi direi che sì direi che possiamo andare possiamo avanti andare. allora io metto nella mia schermata e quindi a breve dovreste vedere comparire qualcosa sui vostri device sono le istruzioni che vi ho appena letto potete rileggerle e... Sarà molto breve, penso. Lasciamo un po' di tempo alle sì, persone per concentrarsi, po un po' di Qui abbiamo una schermata in cui stanno. Okay. Il verde vuol dire che le persone stanno. Interazione c'è Interazione c'è. Eh. Abbiamo già, abbiamo già raggiunto un risultato. Sappiamo che non c'è solo una telecamera, ma ci sono dietro delle persone, quindi questo certo. è già Bene. di conforto. Sì, sì, questo ci, ci dimostra, insomma, ci aiuterà a dimostrare sicuramente qualcosa di interessante. Diamo ancora 30 sì, sì, secondi alle persone per decidere, poi eh, vedrete comparire eh, il risultato riceverete anche l'informazione se siete o meno i vincitori. Ah, subito. Subito, live, Just, sì, sì. Live. Riceveranno. È tutto vero, non c'è nessun trucco, quindi se siete stati bravi a dire il numero vincente, risulterete vincitori. È sempre scienza e non fantascienza qui. Eh, c'è dentro un apparato anche diciamo, teorico abbastanza interessante a un giochino così semplice. Certo. No, oh, ci mancherebbe. E poi per fare una chiusa mentre aspettiamo sul discorso dei bitcoin, è vero come aveva sottolineato lei che in ogni caso la logica fondativa di questa cosa è molto interessante e ha un suo fondamento pieno e compiuto. Poi, no, no, come vedremo si è anche... Formato in qualcos'altro. insomma. Come vedremo non è la prima volta nella storia che un un'innovazione tecnologica o comunque di, di prodotto importante, però poi prende una piega di tipo diciamo, speculativo. Ci sono già molte evidenze che bene, ehm, bene. abbiamo. Bene, direi che ehm, sì. possiamo prepararci a vedere i risultati. Dovresti averli sullo tamburi, schermo? Ma... Ah, parlo con i presenti in aula. Allora, il, um, il numero vincente. Allora un attimo, che poi allora, per andare avanti con la razionalità, ce lo possiamo giocare all'otto domani, voglio dire, <ride> con qualche sequenza. Il I due terzi della media sono 31,1 e il numero che ha vinto è il numero 33. Quindi, chi tra di voi ha riportato il numero 33 è il soggetto che ha vinto. Eh, probabilmente è connesso da casa perché vedo le persone qui eh, in facce, studio facce sconsolate facce sconsolate per aver perso nessuno ha vinto per eh, ritentare i miei ex studenti non, forse hanno studiato troppo anche adesso vi dico perché allora qual è lo spirito di questo gioco eh, tra l'altro il risultato 33 è molto interessante perché non è un numero diciamo casuale in questo gioco allora eh, prima di tutto c'è una soluzione di tipo razionale. Ho già nominato questa parola razionalità molte volte. Eh, ho voluto usare questo gioco perché qui, mentre nel mercato dei Bitcoin comunque avere un'idea di razionalità è un po' difficile, perché conoscere il vero valore del Bitcoin non è facile. Qual è il vero valore di un Bitcoin? In questo gioco, invece, io vi posso dire c'è un vero valore, c'è un vero valore razionale e l'unico valore razionale è lo zero. Quindi, se noi fossimo stati dei robot eh, programmati per agire in modo razionale, avremmo avuto una sequenza di zero. E il numero razionale è zero. Eh, perché questo è razionale? Eh, la spiegazione è molto semplice, e quando vi darò la spiegazione penso converrete con me. Non stupiatevi, nessuno gioca mai zero. Diciamo, chi sa la soluzione, come me, io so che la soluzione è zero, comunque tendo a non giocare zero perché so anche che gli altri, molti, non la conoscono. Quindi anche qui, adesso poi ci arrivo, è lì che inizia la cosa interessante di analogia con i mercati. Ma perché la soluzione è zero? Eh, diciamo, dobbiamo usare un calcolo di tipo ricorsivo. Allora, assumiamo come un primo passaggio che le persone giochino casualmente, mettano dei numeri a caso, quindi mettano qualsiasi numero tra 0 e 100. Quando questo succede il numero medio è 50. So però che io devo dire i due terzi della media, giusto? Quindi il primo step, che viene proprio chiamato così, viene chiamato un ragionamento di livello 1, anzi un ragionamento di livello 0, questo, è il valore 33. Quindi il valore che ha vinto da noi oggi è classificato come un ragionamento di livello 0, perché ho preso una media ipotetica e l'ho moltiplicata per due terzi, ho fatto un passaggio. Però adesso pensiamoci bene. Se io dico, ok, io dico 33, ma se il mio vicino ragiona come me e dice 33, e l'altro vicino dice 33 e 33, allora la media dei numeri riportati sarà 33, giusto? Però per vincere io devo dire i due terzi di 33, che è 22. E ovviamente perché devo fermarmi lì? Allora dico, ok, però io dico 22, ma. Iniziamo a comprendere: dice 22, e eh. Andando avanti così non dobbiamo fermarci mai. E l'unico momento in cui ci fermiamo, l'unico cosiddetto equilibrio in questo gioco è esattamente lo zero. Quindi un agente razionale che conosca la razionalità di tutti gli altri dovrà necessariamente riportare un valore zero. Non c'è nessun altro valore che possa essere definito razionale in questo gioco. Però gli elementi sono due qui e questo è cruciale. Per Dire zero in questo gioco e pensare di vincere devo, uno, essere razionale io, quindi capire questo, questo meccanismo e non è facile, perché io ovviamente lo so perché è anni e anni che eh, lo, lo faccio anche con i miei studenti, ma io stesso alla prima giocata non, non credo di aver intuito, ne, quasi nessuno riesce a fare questo ragionamento, quindi devo essere perfettamente razionale io che è già una cosa diciamo eroica, ma poi devo anche pensare che tutti quelli insieme a me siano perfettamente razionali. Perché vi ho detto che quando io gioco questo gioco con i miei studenti non gioco zero, gioco 15, 33 non lo gioco, di solito sto sul 15, perché in un qualche modo conosco la soluzione, ma so che gli altri non sono perfettamente razionali. E lì arriviamo al punto cruciale. Eh, ah, un'ultima curiosità eh, questo gioco è stato studiato in letteratura molto spesso eh, va sotto il nome di Beauty Contest, questo è un esempio di uno studio prevalente, fat, eh, precedente fatto di nuovo da non riesco a trovare il punto eh, ecco, da un economista molto più anche questo molto molto più mh, importante di me Richard Tyler che pochi anni fa ha ricevuto il premio Nobel per l'economia ha giocato questo gioco con i lettori del Financial Times, quindi anche un gruppo di lettori già in qualche modo avvezzo ai temi sì, economici. Non di Topolino, insomma. Con tutto e rispetto, comunque lo anche nel, nel suo caso vedete come una grandissima quantità di persone avesse riportato il numero 33, proprio come nel nostro caso, poi 22, che è il secondo step, peraltro, e nel suo caso però c'erano anche molti eh, 0 e 1. E lui, qui, preso il grafico direttamente dal suo libro, dice che lo 01 era troppo. Eh, queste persone avevano studiato troppo economia. Quindi, diciamo, aveva riportato la soluzione che è quella che si impara sui manuali di economia. Però, non è la soluzione che ci fa vincere, perché la soluzione che ci fa vincere è nel suo caso il 13, nel nostro caso il 33. E, e qui è esattamente il nodo del gioco che ci aiuta a capire anche quello che può star dietro a una dinamica complessa come il Bitcoin in un mercato in cui io mi aspetto che alcune che molti individui non siano perfettamente razionali, ma si facciano prendere da tendenze emotive, si facciano influenzare da quello che leggono su internet, si facciano influenzare dalle ricerche su Google, in un mercato come questo, anche se io sono una persona razionale, posso cercare di in un qualche modo cavalcare quest'onda di eh, transazioni non razionali. Quando io gioco questo gioco non dico zero, tendo a dire 15 perché cerco di eh, in un qualche modo anticipare l'errore che commettono gli altri. Ma quando entriamo in una dinamica di questo tipo, e come vedete io mi appoggio sempre a persone di chiarissima fama, questo è John Maynard Keynes, altro economista illustrissimo, il primo a intuire che i mercati finanziari erano soggetti a ragionamenti di questo tipo, in cui le persone cercavano di non distimare il valore di un bene, ma di stimare quello che gli altri pensassero di quel bene e di trarne profitto. Il primo a intruire questa idea probabilmente in maniera esplicita è stato um, John Maynard Keynes che in un qualche modo ha equiparato i mercati finanziari appunto a un meccanismo in cui le persone sempre, semplicemente cercano di anticipare le aspettative degli altri. Ma quando entriamo in una dinamica di questo tipo possiamo andare incontro a delle dinamiche cosiddette di, di bolla perché lì il valore reale di qualcosa non ha più nessuna rilevanza. Quello che conta è solo cercare qualcuno a cui vendere quel titolo a un prezzo maggiore di quello a cui l'ho comprato io. Come sempre in inglese le espressioni sono molto più colorite, ma l'espressione che viene usata è quella del greater fool, cioè devo trovare qualcuno più sciocco di me a cui vendere quel titolo. E nella mia mh, impressione è che... Un mercato come quello dei bitcoin si è governato molto da questa cosa. Io entro in questo mercato perché mi aspetto che comunque questo prezzo continuerà a alzarsi, a prescindere da quello che è il valore reale percepito. Proprio perché c'è dietro tutta questa emotività, e quindi a me non interessa se il prezzo è quello vero o meno. A me interessa solo pensare che qualcun altro possa eh, comprare quel, quel titolo a un prezzo più elevato di quello che a cui l'ho pagato io. E poi per spezzare una lancia a favore dei Bitcoin è comunque un ragionamento e un, una serie di accadimenti che sono mutuabili anche in altri tipi di mercato. Dove Sicuramente la l'azione finanziaria c'è, a prescindere dai bitcoin. L'intervento è perfetto, il timing è ottimo, perché in questa slide eh, ho ripreso un lavoro, un libro molto bello, peraltro di Kindleberger e Aliber, è un libro di storia economica in cui... Consigliamo vengono, a tutti, è davvero, davvero eccellente. Vengono analizzate eh, dieci famose bolle storiche, eh, si parte probabilmente dalla bolla più famosa, ho, ho anche tributato onore mettendo qui un, un tulipano perché è la bolla dei tulipani del 1636, eh, il resoconto è molto avvincente perché questa è una bolla molto famosa proprio perché si basa su un, su un bene apparentemente innocuo e anche molto bello che non, non associamo di solito a un disastro finanziario, invece... Incredibilmente, eh, in Olanda nel, nel 600, un bene come il tulipano, che all'epoca era di nuova importazione dalla Turchia ed era percepito come un bene di status, potrebbe essere un bene, non so, pensate a una macchina di, di lusso dei tempi nostri, un bene di questo tipo, ha innescato una bolla speculativa che è andata a colpire tutta l'economia, anche l'economia reale, e ha causato dei danni economici molto elevati. Se leggete i resoconti dell'epoca quantità di oggetti che venivano scambiati per un singolo bulbo di tulipano è veramente impressionante, ora non, non faccio l'elenco, ma parliamo di eh, una mucca, un carro, varie cose scambiate per un singolo tulipano. Quindi noi adesso parliamo di bitcoin, ma l'idea delle bolle speculative diciamo, è vecchia come, come i mercati eh, e qui c'è una lista, ma tra l'altro eh, qui si ferma al 2000. Eh, dal 2000 in poi ne abbiamo avute molte altre, abbiamo avuto la, la bolla dot com, la bolla immobiliare americana, che poi è andata a finire nel credit crunch, che ci ricordiamo ancora molto bene la, la crisi del 2008. E, e appunto mh, le bolle sono molto persistenti e quando abbiamo bolle abbiamo meccanismi simili a quello che abbiamo detto. L'idea che il prezzo vero di una cosa non conti più, quello che conta è solo l'aspettativa sulle, sulle aspettative altrui, ma questo è un meccanismo cosiddetto di rinforzo che può appunto portare a allontanarsi molto da quello che è il valore razionale di qualcosa. Dopo aver visto, ehm, diciamo anche se in maniera molto sommaria, queste dinamiche di mercato, cerchiamo adesso di andare un po'. Invece, su di noi, sulle persone e capire come, come mai, come persone, come investitori, ma anche come persone comuni, siamo propensi a fare degli errori. Allora, ho voluto iniziare questa sezione con un titolo che è Due menti in una, eh, perché qui mi rifaccio a, a uno schema concettuale molto utile per capire il modo in cui noi prendiamo le decisioni. È uno schema molto utilizzato tra l'altro anche da un altro premio Nobel, Daniel Kahneman, ma anche da altri studiosi, è una cosiddetta architettura del sistema cognitivo che è basata su due sistemi. Quindi da un lato abbiamo un sistema che viene chiamato eh, sistema 1, che è legato all'intuizione. Qui ci ho messo un cavallo per simboleggiare il, il fatto che questo sistema è un sistema veloce, istintivo, impetuoso anche. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi abbiamo uno stimolo che viene dall'ambiente, che avviene tramite la percezione, il nostro cervello ha un istinto veloce a processare questa informazione e vuole reagire in maniera veloce. Quindi questo è un meccanismo veloce, parallelo, automatico, senza sforzo, del quale non siamo a volte neanche consapevoli. L'altro tipo di sistema che coesiste con questo è il cosiddetto sistema della, del ragionamento o della deliberazione. Qui ho messo una tartaruga perché questo è un sistema invece più lento, più riflessivo che richiede eh, maggior ponderazione, maggior deliberazione. Ora eh, non è non prendetelo letteralmente, non è che il nostro cervello è diviso da una parte veloce e da una parte lenta. Ci sono anche dei riflessi a livello fisiologico: la parte più antica del cervello, eh, diciamo, è più propensa al, al, al ragionamento di tipo 1, la parte più evoluta di tipo 2. Però questo è diciamo, un modo di descrivere eh, quello che succede eh, a livello di percezione, a livello di processo di informazioni all'interno del nostro cervello. Quindi da un lato abbiamo un istinto veloce a rispondere, dall'altro abbiamo invece una, un intervento di moderazione più riflessivo. E nella letteratura la rappresentazione tipica è che gli errori che facciamo derivano dal fatto che il sistema di tipo 1, quello veloce, in molte circostanze ha il sopravvento, il cavallo ha più, prende il sopravvento sulla, sulla tartaruga. E diciamo anche qui, per darvi un'intuizione, ho voluto usare un'analogia un molto d'impatto, ho scelto un'illusione ottica, ce ne sono tantissime online, questa l'avrete probabilmente anche già vista, è una delle mie preferite. Allora, cosa succede in questa illusione? Vedete questi omini che sembrano salire le scale e buttarsi dalle scale, in realtà gli omini sono perfettamente fermi. Quindi questa è un'illusione ottica, perché se io metto il puntatore vedete che gli omini non vanno da nessuna parte, ma quando noi vediamo questa immagine distinta, il nostro cervello ci dice questi omini si stanno muovendo. In un secondo momento il nostro cervello però ci fa pensare, dice ma... Eh, c'è qualcosa che non va, perché non, non mi torna che si stiano muovendo e quindi mettiamo in atto dei meccanismi per in un qualche modo capire meglio. Allora ho usato questa come un'analogia per far capire come questi due meccanismi, il sistema 1, quello istintivo e il sistema 2, possano interagire proprio a livello anche di percezione basilare e le illusioni ottiche lavorano su questo. Da un lato ingannano il nostro cervello facendo leva sul sistema 1, quindi questo colore... Diciamo, flesciante è quello che in un qualche modo ci inganna, però poi riusciamo anche col sistema 2 a razionalizzare la, la cosa. Se, se vogliamo, anche, almeno per me, a volte le illusioni ottiche sono anche un po' disturbanti. Proprio forse per questa tensione che si crea tra, tra questi due sistemi che, che in un qualche modo sono anche in conflitto tra di loro. Però, l'analogia forte è questa: che molte delle decisioni che prendiamo, in un qualche modo eh, possono creare in noi delle illusioni ottiche, eh, ovviamente non così palesi, molto più subdole, ma delle illusioni ottiche che ci portano a fare delle scelte che non sono ottimali. Eh, di nuovo ho voluto un po' giocare con voi, qui vi porto un famoso, una famosa domanda, un eh, tratta da un questionario che viene utilizzato molto, magari alcuni di voi l'hanno anche già vista perché anche su internet si, si vede. Eh, diciamo, è una serie di domande che va un po' a mettere in evidenza questi nostri limiti. In questa domanda si chiede: un quaderno e una penna costano 1 euro e 10 in totale. Eh, la penna costa 1 euro in più eh, del quaderno. Quanto costa il quaderno? Questa è la domanda. Allora, c'è una sola soluzione corretta. Provate a pensarci un attimo eh, quale potrebbe essere la soluzione corretta. Che ovviamente non è la prima che ci viene in mente. probabilmente... Eh, Ormai vi ho messo un po' sulla cioè, ci linea. Siamo messo in guardia, Quindi, siamo allora, c'è una soluzione che dovrebbe venire in mente subito. E non è quella e corretta. E probabilmente non è quella corretta. E eh? allora lì dovete fare entrare un po' il sistema 2, quello lento riflessivo. E magari chi è più tra di voi propenso a matematica può anche mettere in piedi un sistema di equazioni. Ma mh, si può e fare anche: il vantaggio anche di avere spettatori da casa, è questo, possono, possono... senza che noi li vediamo, metterci. Comunque, o senza Googolare, provate diciamo, senza Googolare. Giustamente la, la risposta intuitiva che tutti noi abbiamo probabilmente avuto è, è 10 centesimi. Che non è la risposta corretta, come abbiamo già detto, perché possiamo anche verificarlo a posteriori: eh, se, eh, se il quaderno costa 10 centesimi, la penna un euro più del quaderno vuol dire 1 euro e 10, 1,10 più 10 fa 1,20 euro, che non è 1 euro e 10 L'unica soluzione corretta è 5 centesimi. Allora, come ho detto, questa è fatta apposta per ingannare, perché c'è una risposta istintiva e una risposta invece mediata, più deliberata. Eh, qui vi riporto un grafico eh, che ho raccolto mh, da circa 300 studenti delle scuole superiori con cui abbiamo giocato questi giochi e come vedete effettivamente più della metà di loro, questo è il puntino rosso, comunque più del 50% risponde 10 centesimi. Questo è un esperimento che avete fatto voi direttamente? Sì, io direttamente pochi giorni fa con dei colleghi. E devo dire che loro sono stati ancora bravi, perché quando si fa questo esperimento a livello di popolazione generale, solo il 20% delle persone risponde correttamente. Questa è l'evidenza. Quindi questa idea di, della risposta istintiva è molto pervasiva. Quindi gli studenti che ho intervistato, addirittura il 40% ha risposto correttamente, quindi loro sono stati più bravi della media, però comunque si vede che c'è una tendenza a dare la risposta istintiva. Come detto, sono tutti schemi decisionali fatti apposta per ingannare, però diciamo in un qualche modo possiamo, eh, queste cose studiate a tavolino, le ritroviamo poi anche in parte nelle, nelle scelte reali, nelle scelte eh, finanziarie che potremmo fare. Eh, come detto, questo per chi volesse approfondire si chiama Cognitive Reflection Task, questa è una delle domande, di solito sono tre domande o più che vengono fatte tutte con la stessa struttura per portare in un qualche modo uh, a ingannare chi risponde. Uh, però la predominanza del sistema 1, quindi si, quando parlo di sistema 1 ricordatevi è quello col, uh, col cavallo, quello veloce, impetuoso che vuole rispondere subito, uh, ci può portare a fare scelte anche in contesti più direttamente economici. Anche qui la letteratura è vastissima, ovviamente non siamo qui per fare una rassegna della letteratura, ma ho scelto questo lavoro di Stefano Kiel del 2000 uno perché è un lavoro molto diciamo, l'evidenza è molto semplice e poi perché viene fatto addirittura con dei trader professionisti. Quindi l'evidenza è ancora più interessante perché fa vedere come questi meccanismi di risposta automatica in un qualche modo eh, ingannevoli, queste distorsioni siano presenti anche in un pubblico comunque sofisticato. Gente del mestiere. Diciamo. Gente del mestiere. Quindi l'esperimento fatto dagli autori era questo, a due gruppi distinti di trader professionisti veniva semplicemente chiesto se il Dow Jones Industrial, che è un indice molto utilizzato negli Stati Uniti, un indice di mercato, sarà sopra o sotto 6.600 punti alla fine dell'anno veniva dato questo valore 6600, io l'ho scritto in colorato, nel, nel loro testo non era così esplicito, però gli veniva dato questo riferimento, diciamo, arbitrario e veniva raccolta la loro stima. E la loro stima media era 7214, questo ci interessa relativamente, però questa era la stima media. Cosa succede? Da dove poi nasce l'aspetto interessante? Ad un altro gruppo di trader... Veniva invece chiesto se il, um, il Dow Jones Industrial sarà sopra o sotto 8.000 alla fine dell'anno. E a questo gruppo la stima media invece risultava essere 7.650. Allora, dov'è la cosa interessante? La cosa interessante è che se io sono un trader professionista dovrei avere una stima dell'andamento del mercato oggettiva in un qualche modo. Può essere sbagliata, ma dovrebbe essere fondata su qualche elemento oggettivo. Invece sì, qui si vede che dare un valore puramente arbitrario, perché non veniva detto questo numero viene da una stima, questo era un valore puramente arbitrario, il valore di ancoraggio iniziale che viene dato traina la stima che viene fatta. Quando il valore di ancoraggio è basso, la stima è più bassa rispetto a quando il valore di ancoraggio è alto. Quindi dare un 8.000 come valore arbitrario porta ad alzare le stime dei soggetti, perché l'idea è che le persone si ancorino a questo valore, anche se il valore non ha nessuna rilevanza, e poi aggiustino la stima, ma la stima sia sempre un aggiustamento rispetto all'ancoraggio. Quindi se io ti ancoro alto o ti ancoro basso, il tuo aggiustamento sarà solo parziale e la tua stima finale differirà eh, di molto. Diciamo, questa è una violazione palese di un elemento di razionalità perché come ho detto, soprattutto tra soggetti professionisti, la stima dovrebbe essere basata su fattori oggettivi e non ancorarsi a fattori puramente arbitrari. Però potete pensare anche nella vostra vita quotidiana come in molte situazioni ci vengano dati questi ancoraggi, a volte, appunto, a volte fondati ma molto spesso puramente arbitrari, e come il nostro cervello in qualche modo istintivamente si aggancia a questo ancoraggio e faccia poi fatica ad allontanarsene. Questa è un po' l'idea dell'errore dell che sta alla base. Tecnicamente questa viene chiamata un'euristica, è la cosiddetta euristica del, dell'ancoraggio e aggiustamento. Quando diciamo euristica intendiamo una regola semplificata che in alcune circostanze ci può portare però a fare mh, un errore. Sempre in termini di euristica volevo proporvi eh, anche quest'altra situazione che... Eh, è meno di tipo finanziario ma diciamo abbastanza intuitiva, è legata all'idea di eccessiva estrapolazione, questo è il termine tecnico, suona un po' astruso, ma poi cerco anche di darvi un aggancio ai mercati finanziari, abbiamo queste due sequenze di lancio dei dadi, abbiamo la sequenza A in cui sono usciti tutti i numeri pari, prendetela come realizzata, non so perché il dado non è truccato, questo è importante. E poi abbiamo una sequenza B in cui invece sono usciti tutti i numeri dispari. Eh, ora io chiedo, a, posso in questo esperimento diciamo mentale che faccio, chiedo una, alle persone generalmente se secondo loro al prossimo lancio è più probabile osservare un numero pari dopo aver osservato la sequenza A o dopo aver osservato la sequenza B. Allora sistematicamente eh, emerge come le persone... Tendano a considerare eh, più probabile l'uscita di un numero pari dopo una sequenza come quella di tipo B. Perché l'idea è che se ho avuto tutte queste realizzazioni dispari e il dado è veramente casuale, non è truccato, allora per forza deve uscire il pari. Eh, tecnicamente questa di nuovo viene chiamata euristica della rappresentatività perché questa idea che dopo tanti dispari debba uscire un pari, è una cosa che riflette la rappresentatività dell'elemento che ha generato la sequenza casuale eh, quindi se il dado è veramente casuale dopo tanti dispari deve esserci un pari invece ovviamente il dado non ha memoria cioè il dado non sa cosa è uscito il lancio prima quindi il dado è indifferente che sia uscito pari o dispari lui farà uscire un pari o dispari con probabilità un mezzo è un po lo stesso motivo per cui ci, ci si intestardisce a giocare il numero ritardatario all'otto è ricarirsi. esattamente la stessa dinamica difatti io io non credo nei numeri ritardatari, molte persone ci credono, <ride> però è una credenza, diciamo, quasi magica. Perché se prendiamo la, la, il sottostante se, statistico, Senza quasi, diciamo, visto, anche visto cosa sì. ci ha spiegato adesso. Se prendiamo la, le probabilità seriamente, eh, appunto la pallina dell'otto, quel che insomma, non ha memoria di cosa è uscito precedentemente. E a volte questa viene anche chiamata l'errore dello scommettitore. Proprio per questo motivo, anche non so se qualcuno di voi ha letto il giocatore di Dostoevsky. Ricorderà la signora anziana che vuole giocare sullo zero perché è da tanto che non esce. Ecco, questi sono errori che noi facciamo rispetto alle probabilità perché li ho citati qui perché questi sono gli stessi errori che possiamo fare anche sui mercati finanziari. Possiamo da una sequenza che magari è puramente casuale, quindi un titolo che ha un andamento veramente non prevedibile, in un qualche modo noi abbiamo la tentazione di estrarre dei percorsi che in un qualche modo ci dicono ok, io penso che dopo questa sequenza quel titolo eh, sicuramente scenderà, eh, però appunto in buona parte questo tipo di ragionamenti può essere di tipo errato perché siamo predisposti a fare questi tipi di errori nella considerazione di eventi casuali. Eh, vedo che ci stiamo avvicinando ormai quasi allora, però eh, spero che ci sia ancora un po' di risorse, perché. Sicuramente sì. Oltre a aver messo in evidenza quelli che sono i limiti, mi piacerebbe concludere un po' dando anche un messaggio di cosa possiamo fare per in un qualche modo non soccombere alle nostre esperienze. Sì, perché la domanda, domanda che ci limiti. viene spontanea a questo momento è questa: dopo che ci ha messo a nudo, ricordandoci che siamo esseri che ogni fallaci, tanto molto siamo, spesso eh, molto spesso siamo fallaci. Come possiamo agire? Cosa possiamo fare nel concreto? Eh, qualcuno mi ha anche insegnato che in ogni discorso bisogna sempre concludere con una nota positiva, giusto? Non si può mai concludere bassi. No, quello che possiamo fare è lavorare ovviamente sulle competenze. Siamo partiti da lì, eh, quella è l'unica chiave, quindi lavorare eh, sia sulle conoscenze che abbiamo dell'ambiente, quello è molto importante, quindi conoscere meglio gli strumenti, ma eh, avere anche maggiore consapevolezza di quelli che sono i nostri limiti. Quindi a ognuno sicuramente il suggerimento è di sviluppare una conoscenza base degli strumenti finanziari e io credo che le casse rurali abbiano in questo anche una missione eh, che fa fede al, al, loro, al loro statuto, al loro statuto comunque mutualistico, di aiutare anche la popolazione in una chiave di educazione. E dall'altro ovviamente anche prendere consapevolezza dei nostri limiti decisionali. Eh, ovviamente come fare a prendere consapevolezza eh, dei nostri limiti decisionali? Eh, prima cosa dobbiamo esserne consapevoli, perché un altro dei problemi che abbiamo è che tendenzialmente siamo, abbiamo troppa fiducia nei nostri mezzi, abbiamo, è un tratto caratteristico di molte persone. Uh, credere di essere più competenti di, de, di quanto veramente lo siamo e quindi già l'idea di avere consapevolezza del fatto che siamo propensi a fare degli errori secondo me è un ottimo punto uh, di partenza uh, secondo me ci sono due strade da seguire da un lato ovviamente chiedere la consulenza di persone esperte che esse stesse potrebbero comunque fare degli errori ma quantomeno hanno più esperienza, hanno la possibilità di aver avuto più eh, riscontro anche dei loro errori. Essere esperto vuol dire anche questo: no? aver fatto errori in precedenza. Quindi affidarsi a un esperto è un modo per in qualche modo delegare l'errore a qualcun altro, prendere diciamo, l'esperienza di qualcuno che magari ha fatto degli errori, ma li ha fatti al posto nostro. E poi, diciamo, un'evoluzione um, un che c'è eh, in molti ambiti delle decisioni è l'idea di costruire le scelte in un modo che minimizzi la possibilità di fare errori. L'etichetta, se vogliamo, potremmo dire, anche, sono anche persone che qui si occupano di marketing, il brand che viene usato per questo tipo di approccio è quello di nudging, eh, questo è un termine inglese che però viene usato ormai anche in italiano, e questa idea è di avere una vera e propria architettura della scelta che ci aiuti a fare scelte migliori. Dietro questo lavoro c'è eh, di nuovo un apparato teorico eh, molto importante che mh, va sotto il nome, su, su, per, per chi fosse interessato, di paternalismo libertario. L'idea è di preservare la libertà di scelta delle persone, quindi non limitare la libertà di scelta. Non è lo Stato che mi, fa, che mi impone la, pensione la contribuzione obbligatoria. Le persone possono comunque scegliere, ma diciamo, il contesto di scelta viene costruito in un modo che evita alcuni errori tipici. Diciamo, conoscendo quelli che sono gli errori tipici delle persone si costruisce un contesto di scelta che minimizzi questi errori. Qui vi ho fatto un esempio molto molto semplice che tutti noi vediamo tutti i giorni, probabilmente o ogni volta che abbiamo a che fare con qualche contratto, è l'idea di utilizzare delle regole, ehm, in inglese si dice regola di default, comunque del, del, um, una scelta preselezionata che se io non cambio viene automaticamente messa in opera. Allora, da un lato ho fatto uno schema 1 in cui l'opzione di default, l'opzione automatica è l'opzione A e dall'altro lato uno schema 2 in cui l'opzione di default è lo schema B. Questa è una cosa generale, ma questo tipo di decisione basata su questa regola di, appunto, di default è stata studiata in molti ambiti e si è visto come semplicemente spostare la decisione automatica in cui se io clicco viene automaticamente implementata da un'opzione o dall'altra abbia delle conseguenze enormi. Qui cito alcuni ambiti, ad esempio nell'ambito della donazione degli organi, ci sono molti studi che mostrano che i paesi in cui la donazione degli organi è, è, è implicita e automatica, diciamo, e se io non voglio donare gli organi devo dichiararlo, hanno dei tassi di donazione enormi rispetto ai paesi in cui la donazione degli organi invece è di tipo volontario in cui io devo esplicitamente scegliere. scegliere. E questi schemi, ovviamente qui l'ho messo a strato opzione A opzione B, ma l'idea è la stessa, quindi già il fatto di dover eh, deselezionare un'opzione, se ci riesco da qui, e selezionare l'altra, per molte persone ha un costo cognitivo troppo alto. Io non sto limitando la libertà di scelta, in entrambi gli schemi io posso scegliere A o B indifferentemente ma il fatto che già qualcuno per me abbia preselezionato A rende l'attrattività di A molto più elevata. Questo è legato anche all'idea di ancoraggio di cui abbiamo parlato prima. Questa scelta predefinita funge anche da ancoraggio e muoversi da lì per noi ha un costo cognitivo. E applicato su certi tipi di scelte questo può avere veramente degli impatti enormi a livello aggregato. Eh, appunto pensate a previdenza. Previdenza, qualche anno fa si era cercato in qualche riforma, delle varie riforme, in particolare la riforma Maroni, di introdurre più o meno una specie di regola di default in cui la, il, il TFR veniva in automatico versato al, a un fondo previdenziale anziché essere lasciato eh, all'interno dell'azienda. Ma poi qualche complicazione diciamo, è, ha un po' rallentato questa idea. Però anche il legislatore italiano. Sta iniziando ad adottare questo tipo di approccio, che nel mondo anglosassone è già molto diffuso, appunto, disegnare le scelte in modo da eh, minimizzare i possibili errori o indirizzare comunque le scelte verso risultati maggiormente desiderabili. Io vi ringrazio, spero di non essere stato troppo noioso, eh, questo era quello che faceva piacere dirvi. Come ho detto, questa è solo una, veramente una visione molto, molto generale di una letteratura molto, molto ricca. Se qualcuno di voi fosse interessato a approfondimenti, a consigli di lettura, ci sono anche libri molto divulgativi su queste tematiche, eh, volentieri scrivetemi un'email, a me farà piacere rispondervi eh, per ogni tipo di domanda o considerazione. Qui trovate appunto riportato la mia email, eh, e, però ovviamente sono qui a disposizione anche adesso se qualcuno avesse delle curiosità, delle domande, eh, ho molto piacere di... Certo, rispondere. ci mancherebbe Beh, dopo la, la ringraziamo come di dovere. Insomma, però sì, l'ho dimenticato di dirlo prima, rivolgo alle persone in sala, anche chi sta a casa davanti al PC o, alla, o al Palmare, perché è ormai una prassi nostra. Abbiamo ottenuto l'esposizione da parte del nostro esperto e adesso abbiamo lo spazio necessario perché ce lo vogliamo ritagliare per le vostre domande. Io comunque in, intanto che mi arrivano. Moderate dal nostro collega online, gliene porgo una io per, per iniziare. Vi invito caldamente a scriverci, così approfittiamo del professore. E ci sembra di capire che chi conosce a fondo questi meccanismi potrebbe utilizzarli in maniera anche un po' malevola. Sto pensando solamente a questa questione interessante della scelta di default, no? Questa cosa della donazione degli organi, o anche sul fatto di accettare o meno, la, leggevo tempo fa, certi tipi di cure rispetto a certi tipi di malattie, a seconda di come sia posta la domanda, influisce completamente sul risultato. Quindi è abbastanza potenzialmente pericoloso no, almeno. Questo quest è, una, è un aspetto molto interessante. La domanda è molto pertinente. Perché eh, diciamo un aspetto importante. Come avrete sentito io ho nominato spesso l'idea di razionalità. Allora, per noi economisti la razionalità è un concetto chiave in quello che facciamo, però la razionalità è anche un concetto chiave per la tutela della propria integrità, perché nel momento in cui non ci comportiamo in maniera razionale, siamo potenzialmente ehm, sfruttabili da qualcuno che conosca questi limiti. Uh, come, ha detto bene, come hai detto bene, uh, chi conoscesse diciamo, questa propensione a, a, usare, a seguire la regola di default o la propensione a avere una errata percezione delle sequenze casuali potrebbe disegnare dei meccanismi che anziché accompagnarci a fare delle scelte migliori, certo. ci accompagnasse a fare delle scelte nell'interesse di chi le disegna. Uh, questo, anche questo ha un nome in letteratura anziché nudging viene chiamato sludging perché io uso delle tecniche comportamentali ma non per il benessere di chi fa la scelta ma per il benessere diciamo, del, del soggetto che disegna lo schema e questo è assolutamente vero quindi l'idea di essere razionali non è un concetto astratto ma è l'idea che nel momento in cui non lo siamo potenzialmente andiamo incontro a dei, a de, a dei, dei comportamenti pericoli. opportunisti a parte di altri c'è anche un libro, ora non so se è tradotto in italiano al momento, ma di altri due premi Nobel, Akerlof e Schiller, che è proprio su questo. Il libro si chiama Fishing for Fools: l'idea che ci sia qualcuno che cerca di pescare per le persone ingenue, pescare le persone ingenue con questi meccanismi potenzialmente diciamo, ingannevoli rispetto a questi errori cognitivi che noi effettuiamo. Abbiamo il signor Paolo che ci chiede, importanti teorie economiche sono state costruite ipotizzando che gli operatori economici siano individui perfettamente razionali, come si diceva. Che valore possono avere tali teorie alla luce di quanto illustrato stasera? No, anche, di nuovo, la domanda è assolutamente corretta. Come ho detto, tradizionalmente per gli economisti la razionalità diciamo, è quasi un, un feticcio, cioè la base di tutte le teorie economiche dominanti. Effettivamente le ultime evoluzioni, diciamo anche l'ambito di ricerca in cui lavoro io, la cosiddetta economia comportamentale o finanza comportamentale, cerca di integrare queste teorie basate su una perfetta razionalità con elementi maggiormente psicologici, quindi cerca di introdurre nei modelli economici eh, anche i limiti cognitivi. Ovviamente è una disciplina ancora in evoluzione, però... Eh, chi ci segue ha perfettamente ragione: la maggior parte delle teorie che ancora ad oggi insegniamo e ancora oggi regolano, eh, ad esempio, il modo in cui vengono prezzati molti strumenti finanziari, sono basate su eh, concetti molto forti di razionalità. Eh, qualche anno fa c'era stato un caso clamoroso della, di un hedge fund, la Long Term Capital Management, che era stata costruita proprio da due economisti molto famosi sul loro modello di. Prezzaggio di strumenti derivati, tutta l'attività era basata su questo. Ma degli eventi diciamo, che il modello non era riuscito a prevedere nel mercato ha portato non esattamente al fallimento del fondo, perché è stato salvato da un gruppo di banche, ma ha portato diciamo, al traccollo finanziario di questo fondo. Eh, un giornalista americano ha scritto un bellissimo libro che si chiama Quando i, i geni falliscono, proprio su questa idea perché due economisti brillantissimi, assolutamente di primo piano nella professione, avevano. In qualche modo ho costruito questo fondo sul loro modello, ma il modello non aveva previsto delle situazioni particolari che si erano verificate e il danno economico era stato notevole. Il signor Gianmarco ci chiede cosa ne pensa di Rodbo Advisor, se avranno possibilità di sviluppo in futuro o meno. Allora ammetto che le banche fanno un po' paura. Ammetto che è un settore ma... che io non conosco bene. Eh, ovviamente dietro i robot comunque ci stanno. Pensando quello che ci ha detto prima, dovrebbero essere i campioni del mondo perché arrivano a zero essere? subito. Ovviamente dietro i robot, comunque per il momento ci stanno gli umani. Quindi bisogna vedere salvezza. come questi algoritmi sono diciamo programmati verrà un giorno forse in cui gli algoritmi si programmeranno da soli, ma forse avremo anche altre preoccupazioni. No, no, scherzo, questi sono scenari da fantascienza. Quindi non me la sento di entrare nel dettaglio perché non è un settore che io conosco. So che ad esempio la, la Consob si è occupata recentemente di queste tematiche, quindi sicuramente è un tema importante che, che eh, avrà sicuramente sempre più rilevanza. Anche associato ad, esempio ad altre pratiche che vedo emergere, quella ad esempio del cosiddetto copy trading. Quindi l'idea di copiare su piattaforme online copiare il trading fatto da altri. Eh, sono tendenze che stanno emergendo e che sicuramente avranno impatto sul comportamento sui mercati. Sulla bontà o meno, non, non, non ho un'opinione un forte, diciamo, al momento la signora Katia ci scrive buonasera mi sono collegata in tardi la redarguiamo, no sto scherzando e forse avete già affrontato la questione mi chiedevo se la consapevolezza di essere soggetti a dei bias cognitivi può rendere più razionali le nostre decisioni è sì. ecco un po' quello che ci diceva sì, prima la, la, è il primo passo forse la, Katia giusto? Sì? Eh, dimostra già di avere competenza perché ha usato il termine chiave io l'ho evitato perché non volevo però bias è la parola chiave bias è la distorsione cognitiva e sì, in parte è quello che abbiamo detto, ovviamente. Eh, già avere consapevolezza del fatto che possiamo avere queste limitazioni è il primo passo per cercare comunque dei percorsi o di consulenza o cercare dei percorsi disegnati per farci evitare. Il grosso problema è quello che ho detto all'inizio: è questa idea del, dell'eccesso di fiducia nei propri mezzi che non ci fa neanche considerare il fatto che siamo propensi a fare degli errori. Questo è probabilmente il vero bias di tutti i bias. Diciamo. Ci crediamo un po' troppo. Tra l'altro c'è anche un problema di genere su questo, in letteratura è molto chiaro, i maschi sono molto più propensi ad avere questo eccesso di fiducia nei propri mezzi e quindi eh, c'è anche una battuta molto bella che rispetto alla crisi del 2008 diceva che se anziché Lehman Brothers fosse stato Lehman Sisters non avremmo avuto la crisi. Beh, in effetti, merita la citazione. Mentre chiedo al pubblico in sala se ha qualcosa da da chiedere, per cui il nostro tecnico di regia, se mai viene da voi con un microfono, per rispettare tutte le norme che già stiamo rispettando, mi viene in mente un'altra cosa da chiederle, ma è forse banale, c'è un modo per allenare la mente allora, per evitare questi, come le ha chiamati lei correttamente, io l'ho detta all'italiana, i bias, i bias cognitivi, possiamo fare qualcosa anche nella vita quotidiana o un metodo per affrontare alcune questioni? O rimangono, essendo tali? Rimangono, la mia Perfetto. risposta è rimangono. Sono veramente dei meccanismi molto radicati Ancestrali. nel nostro meccanismo evolutivo. E, ovviamente la consapevolezza ci aiuta a difenderci. Se io so che sono propenso a fare questo errore, questo in qualche modo aiuta l'intervento. Però sono meccanismi molto persistenti e molto eh, radicati proprio nel nostro sistema cognitivo. L'evoluzione ci ha portato ad avere questo apparato cognitivo. E quindi, come in tutto... Sapere di avere questo limite ci aiuta a compensarlo con, altre, con, altre, con altri strumenti, però di per sé l'errore, il bias è persistente tendenzialmente. E qui mi suggeriscono dalla regia, ah sì, c'è il mio collega, mi suggerisce che sul sito della Consob c'è una interessante, lo suggeriamo a chi ci guarda a casa, un test di autovalutazione in finanza comportamentale. Non so se lo conosce, ma sicuramente. sì. No, lo ma... conosco perché ho avuto modo. anzi, collaboro ancora con Consob. Immagino è una domanda retorica. No, queste. no, ma Consob è molto attenta a queste tematiche Bene. e alla consapevolezza. In qualche modo che lo schema da cui siamo partiti è importante. Giusto fare formazione sugli strumenti, ma anche fare formazione su, su questi aspetti comportamentali. Quindi questa sensibilità in Consob, posso dirlo appunto per conoscenza diretta, c'è. Certo. Eh, e a livello di legislazione, pian piano si vede che anche le varie direttive, le varie normative, stanno un po' anche integrando questi aspetti di meccanismi comportamentali a tutela degli investitori. Sì, questo ci, ci gratifica, ci rende un po' più sereni e sicuri. Per noi cooperiamo in un ambito come quello finanziario di servizi di, di, del credito, perché vuol dire che anche chi. Sta attorno all'ambiente di riferimento di cui citavo all'inizio, tiene finalmente, probabilmente molto di più, perché c'è più necessità ora, a tematiche di questo tipo e quindi anche di riflesso, quindi a noi, il nostro cliente, il nostro socio, può avere diciamo, un, un, un sigillo di garanzia ulteriore. Eh, non so come dire. Sì, come dicevo, questa idea di costruire anche delle architetture di scelta che aiutino, quindi sì, eh, ovviamente. È un'arma a doppio taglio. L'intervento che ha fatto è molto importante perché nel momento in cui io indirizzo la scelta, devo anche indirizzarla nella direzione giusta e quindi quello è cruciale che ci sia. Guardo i nostri partecipanti, se non ci sono domande, noi possiamo chiudere anche qui. Davvero la ringraziamo per la precisione e anche per lo spirito con cui ha. Eh, condotto questa serata e ci ha in certo senso anche rallegrato con partecipazione diretta e attiva. Castro Rurale Valsuganatesino vi saluta, e, finisce qui il, il, la sequenza delle serate informative d'autunno, speriamo di aver fatto come sempre cosa gradita. Ricordo che appena noi si mh, chiude la trasmissione. Avrete un questionario di gradimento in ricezione da compilare se ne avete a piacere, a noi fa sicuramente piacere ricevere suggerimenti, critiche, costruttive o quant'altro eh, ritenete necessario per migliorare siamo qui in cerca di suggerimenti semmai per migliorare non l'ho fatto all'inizio, volevo tenerlo come chiusura degna anche del ciclo delle serate vi porto i saluti ovviamente della Presidenza dell'Istituto Arnaldo D'Andrea e della Direzione Generale Paolo Gonzo che si con l'organizzazione e soprattutto ovviamente per la risposta che questa ha avuto nei no confronti della nostra compagine sociale e della nostra clientela. Che dire altro, speriamo di rivederla ancora, di avere altre occasioni, magari in, in presenza maggiore fisica, le auguriamo un buon lavoro, Ci dia strada ai suoi studenti per evitare di cadere il più possibile in queste fallacie mentali o altro. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati collegati in tutte queste serate. Casa Rurale Vassuganatesino cerca di affrontare le questioni in maniera anche un po' diversa. E siamo qui in ogni caso, sempre per farlo con voi. Alla prossima! Grazie. Grazie. Rurale Valsugana e Tesino. Con voi, Inclini al futuro.